Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo nel giardino dei frati minori e cappuccini, proprio accanto a questa statua della Madonna. Oggi qui vogliamo raccontarvi le vostre storie, è una delle vostre storie. Vedete in sovraimpressione questo indirizzo di posta elettronica a cui fare riferimento, come ad esempio ha fatto Daniele, che ora dalla Cina ci scrive e ci racconta la sua storia. Ci scrive: volevo condividere con te un miracolo che ho ricevuto recentemente da Padre Pio, a testimonianza che Padre Pio non esaudisce soltanto i miracoli relativi a malattie e infermità, ma anche situazioni di natura economica e finanziaria. Recentemente sono finito in una grossa grana, sono un commerciante d'arte e stavo acquistando un'opera d'arte del valore di 4 milioni di dollari per conto di un cliente asiatico. Io stipulo quindi il contratto di compravendita con la casa d'asta. Dopo un mese il cliente asiatico decide di cancellare la vendita. A quel punto la mia vita cade nel più profondo sconforto e panico. La casa d'asta manda una prima lettera legale spiegando che, essendo io il firmatario del contratto, dovevo provvedere immediatamente al pagamento. Naturalmente io non avevo quella cifra perché stavo comprando per conto di un cliente che fra l'altro conoscevo da molti anni e che non mi aveva mai fatto uno scherzo del genere. Preso dalla disperazione, dall'ansia, dal panico, comincio a pregare Gesù, la Vergine Maria, diversi santi. Premetto che non conoscevo molto Padre Pio. Credevo lui operasse miracoli solamente per delle persone con delle malattie, malanni fisici. Mi metto a pregare, chiedo la grazia. Ogni giorno recito preghiere e soprattutto richieste di intercessione. E quella grazia, chiedendo a lui di strappare quella grazia alla Madonna. Una mattina al risveglio verso le 8, ero ancora nel letto, fuori dalla finestra sentivo un cinquettio di uccellini. All'improvviso ho sentito un profumo di rose molto intenso. Ogni volta che ripenso a quella mattina e ne parlo, una scossa di brividi percorre il mio corpo. Il profumo era indescrivibile, dolce, intenso, come essere accanto ad un cespuglio di rose, rose in fiore, durante la primavera. Il profumo durò nella mia stanza per circa 10 minuti, era una cosa fantastica, inebriante. Lì per lì ho pensato immediatamente a Padre Pio. Non conoscevo molto della sua vita, ma ho pensato comunque che fosse qualcosa di soprannaturale, qualcosa che era legato a lui, poiché nella mia stanza non c'erano rose o profumi simili. Andai a documentarmi su Padre Pio e scoprii molti suoi miracoli. Scoprì il vostro canale e soprattutto scoprì il fatto che il profumo di Padre Pio accompagnava i suoi figli, accompagnava tutti coloro che chiedevano la sua vicinanza e la sua presenza. Quella sera non riuscii a dormire, ripensando a quell'odore intenso di rose, pensai a quell'episodio un centinaio di volte, ne parlai con tutti, ogni volta una scossa di brividi percorreva il mio corpo. All'indomani ricevo un messaggio dal mio referente della casa d'asta, dicendomi che era tutto ok, che avevano trovato un altro acquirente per la stessa opera d'arte e per la stessa cifra. Da quel giorno la mia vita è cambiata. Mi sono avvicinato alla fede, leggo ogni giorno il Vangelo, dedico un'ora di preghiera a Gesù, alla Madonna e a Padre Pio, chiedendo grazie anche per tutti coloro che ne hanno bisogno. E naturalmente guardo sempre il vostro canale. Grazie, grazie Daniele per la tua testimonianza.